Nulla ci restituirà Giulia. Abbiamo gridato a voce alta. Lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia. Giustizia per lei e Tiago. Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita, affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Franco e Mario Tramontano, rispettivamente padre e fratello di Giulia, la giovane madre in attesa, accoltellata a morte dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago nel Milanese il 27 maggio scorso, hanno condiviso i loro pensieri sui social in occasione dell'ultima udienza del processo contro l'assassino che ha confessato il delitto. Alessandro Impagnatiello è imputato di omicidio volontario aggravato, interruzione volontaria di gravidanza, distruzione e occultamento di cadavere davanti alla Corte d'Assise di Milano. Nonostante l'assenza dei Tramontano in tribunale, l'orrore di questo tragico evento è stato vivido durante l'udienza grazie alle testimonianze degli esperti, tra cui un medico legale, due anatomopatologi e un tossicologo, incaricati di stabilire le circostanze della morte di Giulia e del suo bambino Tiago. Uno dopo l'altro gli esperti hanno fornito il loro resoconto davanti alla corte, mentre immagini del ritrovamento del corpo della donna e dell'autopsia sono state mostrate a porte chiuse, per evitare che il pubblico presente in aula, compresi gli studenti di un liceo classico milanese, fossero esposti a contenuti troppo cruenti. Intanto Alessandro Impagnatiello è rimasto seduto nella gabbia degli imputati, costretto a confrontarsi con le conseguenze del suo atroce gesto. Le sue avvocate, Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, hanno rilasciato commenti a riguardo. «È stata davvero dura per il nostro cliente. Non finge il suo pentimento. E comunque capirete molto di più quando sentiremo lo psicologo e lo psichiatra di parte». Le testimonianze più scioccanti e difficili da ascoltare durante l'udienza sono state fornite dal medico legale Nicola Galante e dall'anatomopatologo Andrea Gentilomo. Mentre l'anatomopatologo si è concentrato sull'analisi delle cellule e dei tessuti per determinare le cause della morte, il medico legale ha approfondito la dinamica che ha condotto alla tragedia di Giulia Tramontano. Galante e Gentilomo hanno descritto con crudezza come Giulia sia stata assassinata. L'elemento più agghiacciante del loro resoconto è che la donna è stata attaccata mentre entrava in casa, presumibilmente da dietro, con coltellate inflitte da entrambi i lati e sia da dietro che da davanti in varie parti del corpo. Alessandro Impagnatiello non ha avuto il coraggio neanche di guardare negli occhi la madre del suo bambino mentre le toglieva la vita. Un comportamento vile e spregevole, ha commentato Nicola Galante. Abbiamo identificato 37 lesioni che hanno portato alla morte per dissanguamento. Le più gravi sono state inflitte alla carotide esterna destra e all'arteria e alla vena succlavia sinistra. 11 sono state le lesioni mortali, mentre le altre erano più superficiali. I coltelli usati sono stati 2. Si ha l'impressione che sia stata colpita di spalle. Non ci sono ferite da difesa di alcun tipo, nessuna coltellata o colpo alla pancia, mentre ci sono segni di bruciature nella parte alta del tronco. Non è stato facile valutare il quadro lesivo a causa delle bruciature, ma i coltelli ritrovati in casa sono compatibili con quelle lesioni. La morte del feto è stata successiva a quella della madre. È stata determinata da una insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna. Il medico legale ha precisato che Giulia Tramontano presentava anche 2 ferite da coltello sopra il sopracciglio destro e sull'orecchio destro. Queste ferite indicano che sono state inflitte mentre tentava di voltare la testa verso l'aggressore, suggerendo così che è stata attaccata alle spalle. L'anatomopatologo Andrea Gentilomo ha confermato che Alessandro Impagnatiello non ha mai guardato negli occhi la madre del suo bambino mentre la colpiva. Ha spiegato che questo gesto era volto a privarla della possibilità di difendersi. Inoltre, ha aggiunto un dettaglio particolarmente raccapricciante. L'uomo ha reciso la carotide e la laringe di Giulia Tramontano
per impedirle di gridare e di attirare l'attenzione dei vicini. Ecco le sue parole esatte. Giulia Tramontano non solo non si è difesa, ma è stata aggredita alle spalle dopo che le è stata recisa la laringe impedendole di parlare o urlare. Il quadro complessivo fa pensare a un'aggressione da dietro perché è una posizione che permette di raggiungere tutte le parti del corpo che sono state colpite. Le testimonianze dei due esperti confutano le affermazioni dell'assassino. Inizialmente egli aveva dichiarato ai carabinieri che la compagna, durante un'accesa discussione, si era inflitta tagli alle braccia. Tutte menzogne, completamente infondate. Il tossicologo dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, Mauro Minoli, ha invece esaminato attentamente i tessuti della donna con grande scrupolo. I pubblici ministeri accusano Alessandro Impagnatiello di aver pianificato la morte della compagna e del figlio, somministrando loro veleno per topi. Poiché il veleno si accumula principalmente nei tessuti, Minoli spiega. Le analisi hanno svelato concentrazioni di veleno nel corpo. Questo veleno si accumula soprattutto nel fegato per lungo tempo, ma non è possibile stabilire quando sia stato assunto perché non sappiamo quanto ne abbia preso. Sappiamo però che è stato somministrato in grandi quantità almeno nell'ultimo mese e mezzo di gravidanza, forse negli ultimi due. Questo lo diciamo grazie ai risultati delle analisi sul capello. Quindi nei giorni prima della morte alla vittima era stato somministrato il veleno in quantità molto più elevate. L'accumulo nel fegato era presente e questo fa supporre un'assunzione in quantità più importanti. Il killer non aveva previsto che la placenta avrebbe agito come una barriera protettiva. Come ha sottolineato il tossicologo, ciò ha ridotto le concentrazioni di veleno per il feto. Inoltre l'esperto ha spiegato che il veleno per topi conferiva un sapore amaro al cibo ingerito da Giulia, causandole probabilmente forti dolori di stomaco. Inoltre, sul cadavere sono state trovate tracce di benzene, acetone, metiletilchetone e alcol, sostanze comunemente utilizzate per appiccare il fuoco. Questo dimostra che Alessandro Impagnatiello ha cercato di bruciare i corpi della compagna e del figlio. Lo scienziato ha evidenziato che le sostanze sono state probabilmente utilizzate in momenti diversi, poiché non hanno prodotto l'effetto desiderato. Non solo, ma l'assassino ha continuato a infliggere ferite al corpo di Giulia anche dopo la sua morte e ha tentato più volte di bruciarlo senza però riuscirvi. È stato un vero e proprio orrore. Per l'accusa e per Giovanni Cacciapuoti, avvocato della famiglia Tramontano, queste testimonianze dimostrano la premeditazione del delitto e la crudeltà dell'assassino. La difesa sostiene che le basse concentrazioni di veleno per topi riscontrate non sarebbero state sufficienti a uccidere né la donna né il feto.